Buonasera dal TG6. Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto sul terremoto e lo ha reso noto nel corso di una conferenza stampa, annunciando anche tutte le misure che saranno rivolte alle persone e ai residenti delle regioni colpite dal terremoto dello scorso 18 gennaio e anche dall'emergenza maltempo. Ascoltiamo. Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto sul terremoto, lo facciamo con misure che sono riassumibili grosso modo in tre grandi capitoli. In primo luogo capitolo, diciamo, semplificazione e velocizzazione procedurale da parte di tutta la catena amministrativa. In secondo luogo misure di semplificazione per quanto riguarda le modalità per realizzare le nuove scuole, le 21 che sono già programmate e altre. Un gruppo di misure che sono invece indirizzate direttamente ai cittadini residenti nell'area colpita. Stiamo parlando della cassa integrazione, stiamo parlando della cosiddetta busta paga pesante, stiamo parlando della introduzione anticipata rispetto a norme che, come sapete, sono in discussione con una legge delega al Senato di norme a favore della povertà. Stiamo parlando di meccanismi di sospensione del pagamento dei tributi e di agevolazione fiscale. Abbiamo misure di sostegno alle imprese anche attraverso misure di tipo fiscale, abbiamo misure di sostegno all'agricoltura e agli allevamenti, in parte basate anche su fondi europei. Abbiamo risorse nella legge di bilancio, ne stiamo mettendo in campo ulteriori con questo decreto. Abbiamo già parlato della necessità di ulteriori risorse, nella lettera di Padoan si parla di almeno 1 miliardo che nel prossimo periodo sarà necessario. E subito è arrivato il commento del governatore della regione Abruzzo Luciano D'Alfonso, che ha detto: apprendo con grande soddisfazione che il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto sul terremoto e l'emergenza maltempo, recependo la quasi totalità delle nostre richieste. Tra le varie misure vi sono la semplificazione procedurale della ricostruzione, in particolare per quello che riguarda le scuole, il sostegno alle persone fisiche e agli oneri di vita delle imprese, compresi quelli fiscali, 35 milioni di aiuti diretti per il mancato reddito delle imprese di allevamento da erogare entro febbraio, l'estensione del fondo di solidarietà alle colture assicurabili oltre a quelle assicurate, agevolazioni per l'accesso al credito per i giovani agricoltori e ulteriori semplificazioni per accelerare l'acquisto delle stalle mobili e dei moduli abitativi da parte delle regioni. È prevista anche la microzonazione sismica di terzo livello in tutti i comuni del cratere per ricostruire con trasparenza e qualità. Il Premier Gentiloni ha assicurato che ci saranno a breve altre misure rivolte alla sopravvivenza delle attività produttive. Ora invece parliamo di tribunali perché la paventata chiusura di alcuni presidi abruzzesi aveva allarmato tutte le istituzioni. La notizia è la proroga fino al 2020 dell'attuazione della riforma delle circoscrizioni giudiziarie, che prevede dal 2018 la soppressione del Tribunale di Sulmona e dei 3 presidi giuridici abruzzesi. Ho accolto con soddisfazione questa importante notizia comunicatami dall'assessore regionale Andrea Gerosini,
Gerusolimo e dal sottosegretario di Stato alla Giustizia Federica Chiavaroli. Ringrazio tutti coloro che si sono adoperati per ottenere l'inserimento nel decreto terremoto della proroga di 3 anni, afferma il sindaco di Sulmona Anna Maria Casini, è certamente un ottimo risultato che ci consentirà di utilizzare il tempo a disposizione per proseguire la battaglia a difesa del Tribunale di Sulmona. Il nostro obiettivo però è quello di ottenere risultati concreti, ovvero mantenere la presenza degli uffici giudiziari a Sulmona, che in un periodo così difficile risulta essere ancora più importante, ha continuato il sindaco Casini. Ora invece parliamo dell'omicidio che si è consumato 24 ore fa a Vasto e che ha visto Fabio Di Lello, un 35enne, uccidere invece Italo Delisa, il 21enne. 4 colpi di arma da fuoco davanti a un bar e intanto sui social si consuma un clima d'odio. Allora arriva anche il monito del procuratore capo Di Florio. Fate attenzione. Procuratore, che dire di questo clima d'odio? Già in rete, non dico si inneggia al fatto, ma quasi... Guardi, non mi parlate della rete perché io sono assolutamente contrario a tutte queste forme di comunicazione. Vedo una gioventù malsana che non parla più e ormai ci si affida a questi commenti spregiudicati. Sono forme di violenza anche quelle. Non ho potuto partecipare giorni fa a un convegno al Festival della Scienza perché per via della neve era stato rinviato, ma è una cosa che avrei voluto dire ai giovani. Io sono veramente stufo di queste comunicazioni in rete. La gente non parla più. E lì cova proprio l'odio. Il procuratore di Vasto, Giampiero Di Florio, a caldo dopo l'omicidio vendetta di Fabio Di Lello su Italo Delisa, colpevole di aver investito e ucciso la moglie mentre rincasava a bordo del suo scooter la scorsa estate, punta il dito contro ciò che viene scritto sulla rete e sui social network e su quanto possa influire negativamente sulla psicologia già provata di un uomo che in un colpo solo ha perso famiglia, sogni e progetti di vita. L'affetto e la vicinanza che la città di Vasto ha dimostrato alla famiglia di Lello e a quella a Smargiassi, sia attraverso la fiaccolata organizzata 2 settimane dopo l'incidente stradale per chiedere giustizia per Roberta, sia su un'apposita pagina Facebook, molto probabilmente sono diventati un detonatore troppo potente per Di Lello, che non è stato in grado di gestire il dolore, anche perché forse non adeguatamente seguito ed aiutato. Ieri Di Lello, titolare assieme alla famiglia di un'attività di panificazione a Vasto, ex calciatore dei dilettanti e oggi anche allenatore delle giovanili del Cupello, nel pomeriggio, pistola in pugno, ha aspettato Delisa fuori dal bar Drinkwater di via Perth, freddandolo con 4 colpi di semiautomatica calibro 9, 3 all'addome ed 1 al collo, che non hanno lasciato a scampo al 22enne operaio della Denso. Dopo il delitto è andato sulla tomba della moglie, dove da 6 mesi sostava e pregava per ore, vi ha deposto l'arma e ha chiamato un amico chiedendo di avvisare i carabinieri. Se non fosse la cruda realtà, la storia sembrerebbe uscita dalla penna di uno sceneggiatore, invece è tutto tremendamente reale e nasconde una guerra tra famiglie e una battaglia giudiziaria a questo punto divenuta del tutto inutile. Infatti la procura di Vasto nei confronti di Delisa, che la sera del 1° luglio scorso ad un incrocio ha centrato con la sua punta il motorino della 34enne Roberta Smargiassi uccidendola sul colpo, stava procedendo per omicidio stradale. Il 21 febbraio ci sarebbe stata la prima udienza preliminare davanti al GUP con il magistrato pronto a chiederne il rinvio a giudizio dopo aver acquisito perizie e consulenze. Tutto cancellato in un attimo dal gesto disperato e disperante di Fabio Di Lello. Domani il 35enne vastese si confronterà con il PM Gabriella De Lucia, titolare dell'inchiesta, nell'interrogatorio di garanzia che si terrà nel carcere di Torresinello, nel quale sarà formalizzato anche il capo di imputazione. Intanto l'avvocato Cerella, legale di Di Lello, che domani presenzierà l'interrogatorio, intervistato da Radio Capital, parla così. È vero che lui, questo giovane, non aveva mai chiesto scusa, non aveva mai mostrato pentimento? No, era strafottente con la moto, dava fastidio al marito della ragazza deceduta. Cioè in che senso era strafottente? Era strafottente, accelerava quando incontravo questo giovane, non è molto raccomandabile. Cioè quando Delisa incontrava Di Lello per strada a Vasto li accelerava davanti con la moto? Questo dicono. Ma e Di Lello pensava che giustizia non fosse stata fatta in qualche modo? Bravo, questo è il punto. Aveva mai in qualche modo parlato, ipotizzato la vendetta, anche se mai, senza... Mai, mai.
E sul caso interviene anche la Confederazione Sindacale Autonoma di Polizia, che dice: la tragedia di Vasto è la certificazione del fallimento di un sistema giudiziario che è stato criticato dagli stessi capoprocuratori della Repubblica anche nelle recenti aperture dell'anno accademico per le sue potenzialità criminogene. Come poliziotti non entriamo nel merito della vicenda, dichiara il segretario nazionale Stefano Spagnoli, però crediamo che ci si debba seriamente domandare chi ha armato la mano del marito distrutto Fabio Di Lello, per interrogarci poi sui disastri di leggi spesso paradossalmente tanto dure quanto inefficaci e di iter giudiziari che non riescono quasi mai a compensare le vittime condannate, se sia all'ergastolo del dolore o a quello della paura. La vendetta di Vasto pone l'accento sul reato di omicidio stradale, una legge lungamente attesa ma che il governo non riesce a usare come deterrente, norme indiscriminatamente punitive che però non hanno prodotto nel cittadino quel sano timore che induce al rispetto delle regole. Il marito che si vendica sparando e uccidendo non è molto diverso dal padrone di casa che si arma e spara al ladro. Come poliziotti condanniamo senza incertezza, ma che rappresentano la risposta a un vuoto di giustizia, intendendo non le toghe ma la capacità delle nostre regole di ridare fiducia e speranza alle vittime. Non di meno agisce anche da sprone sul criminale straniero che punta sull'Italia per commettere le sue nefandezze, picchiare vittime innocenti, magari anziane e sole, forte di un'impunità di fatto che c'è in Italia e non esiste nei loro paesi. Cambiamo argomento perché passiamo a Chieti. C'è stato un avvicendamento e Raffaele Palumbo, il nuovo questore di Chieti, che succede a Vincenzo Feltrinelli, andato in pensione. Paolo Renzetti. Raffaele Palumbo, 61 anni, originario di Andria, ma umbro di adozione, e da ieri il nuovo questore di Chieti, succede a Vincenzo Feltrinelli, che aveva guidato la questura teatina dall'ottobre del 2015. Da oltre 30 anni in polizia, Palumbo è stato questore vicario a Perugia, prima della nomina dirigente della zona di polizia di frontiera di Puglia, Abruzzo e Molise. Nella sua carriera è stato dirigente, fra l'altro, della squadra mobile di Padova e primo dirigente presso la questura di Terni. Raffaele Palumbo è al suo primo incarico da questore. Nell'incontro con la stampa questa mattina ha focalizzato la sua attenzione sulla situazione soprattutto del Vastese, che presenta anche problematiche di infiltrazioni della malavita organizzata. Anche la provincia di Chieti, come tutte le province italiane, non sono isole felici, per cui l'attenzione deve essere sempre alta, un'attenzione anche competente e efficace. Infiltrazioni ci sono state e questo dimostra alcune indagini che sono ancora in corso, soprattutto nella parte sud della provincia di Chieti, e quindi sono elementi che lasciano dedurre che comunque le infiltrazioni ci sono state, ma sicuramente ci sono ancora, per cui la nostra attenzione sarà massima anche in questo settore, ma non solo in questo settore, anche per quanto riguarda il traffico delle sostanze stupefacenti, perché il recente sequestro di sostanze stupefacenti è un elemento che fa presagire quindi anche qui uno spaccio di droga. Poche parole del neoquestore di Chieti sull'omicidio accaduto ieri nella cittadina aragonese, con le indagini ancora in corso. È stato un brutto episodio, non posso dire niente perché c'è ancora un'indagine in corso, c'è ancora la magistratura che sta esaminando il caso sotto le diverse angolature, per cui non posso dire niente. Ancora critiche al project financing per la realizzazione del nuovo ospedale di Chieti e ancora contrarietà, questa volta anche da parte dell'ASL. A parlarne è il presidente della commissione di vigilanza, Mauro Febbo. Febbo, lei parla del project financing e parla di un pasticcio, perché? Ma non è che ne parlo io, ne parlano i stessi funzionari RUP della ASL di Chieti e ne parla il direttore degli uffici legali, dove certificano che per quella errata dichiarazione presentata, difforme dichiarazione sulla regolarità contributiva, è risultata non veritiera rispetto a ciò che certifica l'Agenzia delle Entrate di Vicenza. Questo invalida la
domanda il progetto presentato. Questo è un aspetto chiaramente non secondario, ma io credo che ci sia un altro passaggio ancora più importante in quel documento, quello che dove si sottolinea che la mancata programmazione, mi si dice che si deve fare il nuovo ospedale perché bisogna far diventare Chieti insieme a Pescara un'app di secondo livello, ma dove sta scritto non solo si fa un nuovo ospedale, ma quali sono le unità complesse che rimangono a Chieti, quelle che rimangono a Pescara, quanti posti letto avrà Chieti, quanti posti letto avrà Pescara, quindi la nuova ingegneristica sanitaria, come realizzerà questo nuovo ospedale, non sta scritto da nessuna parte, quindi abbiamo perso 30 mesi di tempo, abbiamo due manufatti che sono stati fatti in cemento armato e che hanno problematicità che devono urgentemente essere messi a posto, abbiamo un altro ospedale, quello di Chieti, che è il San Camillo abbandonato, che potrebbe essere utilizzato, anziché farci perdere questi 30 mesi avrebbero fatto bene a fare ciò che da 30 mesi gli sto dicendo. Oltre alle vittime della slavina di Rigopiano, quelle del freddo nelle diverse frazioni della nostra regione, ci sono tra le vittime anche i volontari della Protezione Civile, sono tre. Allora oggi il Cives con tutti i suoi volontari ha fatto un bilancio di quello che è stata l'emergenza e soprattutto dell'importante lavoro che hanno compiuto. Tania Bonici Castelli. Sono stati i primi, quella notte del 18 gennaio, a raggiungere a piedi e con gli sci una famiglia bloccata dalla neve e dal terremoto a Valle Soprano, nel Teramano, dopo aver letto un accorato appello di aiuto su Facebook. Sono gli angeli del soccorso, sono i volontari della Cives Protezione Civile di Teramo, protagonisti per impegno ed efficienza nei giorni che hanno flagellato l'Abruzzo. Anche loro contano i propri morti. Sono stati giorni difficilissimi. La Cives ha lavorato e noi l'abbiamo potuto testimoniare con le nostre telecamere e oggi è un giorno diciamo per ricordare tutto quello che avete fatto. Per ricordare soprattutto le tre vittime di questo maltempo, tre vittime tra i soccorritori, Aldo, Andrea e Davide, sono tre volontari che hanno pagato con la loro vita i loro interventi. A termine di queste operazioni emergenziali possiamo dire che grazie anche ai volontari tutti abbiamo contato poche vittime. Senza la presenza dei volontari probabilmente il bilancio sarebbe stato più pesante. Le prime cose in cui siete intervenuti? Immediatamente nello sgombro della neve, immediatamente nel portare carburante agli apparati, ai generatori per apparati salvavita. Abbiamo fatto moltissimi viaggi con 20 litri di carburante le primissime ore in località irraggiungibili, abbiamo permesso l'atterraggio di tanti elicotteri, in un giorno ce n'erano 7 su Teramo. Abbiamo caricato 1200 pacchi di pasta grazie alla Caritas. Ma non avete aiutato solamente gli uomini, avete aiutato anche gli animali. Sì, noi in questo momento non abbiamo più l'emergenza, le nostre attività con gli stessi volontari, con lo stesso impegno, non è più rivolta agli uomini, ma è rivolta agli animali. Animali che hanno subito forse più degli uomini gli anni di questo maltempo. La Cives, Centro di Intervento Volontario di Emergenza e Soccorso di Teramo, è un'associazione nata nel 1996. Oggi conta 50 iscritti, donne e uomini formati direttamente dal Dipartimento della Protezione Civile Nazionale. Possiede mezzi per effettuare soccorsi per eventi sismici ed incendi boschivi. La sede storica resterà ancora per poco nell'ex Villeroi, un'area del consorzio industriale ceduta all'asta al gruppo Gabrielli. E se vi manderanno via, voi che farete? Noi siamo dei volontari, dei mezzi, se proprio arriva l'ufficiale giudiziario in qualche parte li dobbiamo mettere. Quale migliore locazione che quella sotto la prefettura? Si chiama Progetto Orizzonti ed è destinato al reparto di rianimazione di Pescara, tristemente noto nelle ultime settimane proprio per l'emergenza di Rigopiano. E allora questa mattina il manager dell'ASL pescarese Armando Mancini, il direttore dell'unità operativa Tullio Spina e il presidente del Rotary Ovest Pescara Douglas Anderson hanno presentato il progetto. Vediamo. 11 quadri, 11 scatti per alleviare le sofferenze e umanizzare il reparto di rianimazione dell'ospedale di Pescara. Sono foto scattate dal primario Tullio Spina nel corso dei suoi viaggi in giro per il mondo che grazie all'ausilio del Rotary Pescara Ovest sono diventati arredamento per un reparto dove è in gioco la vita delle persone e il progetto Orizzonti. Sono 3-4 viaggi che ho fatto negli ultimi 15 anni in cui diciamo
i paesaggi si prestavano molto ad essere fotografati, i colori, abbiamo cercato di scegliere tra le varie immagini quelle che davano maggiore profondità agli ambienti, quindi il progetto che si chiama Progetto Orizzonti proprio per questo, perché dà uno sfondo, diciamo, a certi locali che normalmente non ne hanno. Questo reparto negli scorsi giorni è stato al centro delle cronache per i noti fatti di Rigopiano. Che cosa le ha lasciato a lei e al suo staff questa esperienza? Questa esperienza ci ha segnato perché abbiamo visto la sofferenza, abbiamo visto che purtroppo il risultato non è stato buono per tutti. I pazienti che sono venuti qui stanno tutti bene, li abbiamo assistiti. Il risultato organizzativo è stato a mio avviso ottimo di tutto il Dipartimento di Emergenza dell'Ospedale di Pescara, dal pronto soccorso al 118 alla rianimazione. Quindi questo siamo soddisfatti. È chiaro che rimane l'amaro in bocca sia per i morti dell'albergo, sia per i nostri colleghi che conoscevo per l'elicottero che è caduto, insomma. E all'Aquila è già campagna elettorale in vista delle prossime amministrative, allora la lista di riscatto popolare punta su Gaetano Silveri. Ci dice tutto Germana D'Orazio. Riscatto Popolare potrebbe essere la coalizione che con Giancarlo Silveri si presenterà alle prossime elezioni amministrative. La deadline è la metà di febbraio per sapere chi aderirà a questa coalizione e a questo progetto. Quale sarà la colonna portante del progetto? Intanto ad oggi noi non abbiamo rappresentato ruoli già definiti, i ruoli li stabilirà la coalizione nel momento in cui si forma, man mano che si forma. L'asse portante è dare a questa città un futuro, correggere le enormi quantità di cose fatte in modo raffazzonato, senza un progetto preciso, senza dire di che cosa deve vivere questa città e di questo territorio, e quindi necessariamente dobbiamo cambiare aria. Riscatto Popolare, perché la scelta di questo nome? Perché si vuole richiamare ai principi del popolarismo, quello che ha fatto grande l'Italia, quello che spingeva la politica a occuparsi più delle prossime generazioni rispetto alle prossime elezioni, quindi vuole essere un richiamo anche di modello di riferimento che purtroppo si è perso nel corso degli anni. Credo che sia sotto gli occhi di tutti il fatto che si è trascurato tutto quello che può essere programmazione e si è fatto tutta una serie di azioni talvolta nel chiuso delle stanze, talvolta facendo in modo che venissero privilegiati alcuni rispetto ad altri, no, un'azione completamente scombinata e naturalmente quando è così c'è necessariamente un clientelismo insieme ad un populismo, insieme ad una demagogia che sono tipiche peraltro del Partito Democratico più di altri. Sarete vicino a qualche partito politico? Tutti quelli che vogliono starci e che siano alternativi al Partito Democratico. Abruzzo al lavoro per il prossimo appuntamento con l'Open Day Summer, un laboratorio di idee che ha messo insieme tutti i rappresentanti delle DMC e delle PMC e ieri si è riunito a Montesilvano. Noi c'eravamo. Dopo i recenti fatti del maltempo e poi anche il terremoto, da dove può ripartire il turismo abruzzese, soprattutto quello delle aree interne? Bisogna ispirare fiducia, quindi bisogna proiettare un messaggio di ottimismo, un messaggio che non è cambiato niente, il territorio è sempre quello, le offerte sono sempre quelle, quindi adesso noi operatori dobbiamo mostrarci ancora più entusiasti e ad accogliere i nostri visitatori. C'è voglia di voltare pagina tra gli operatori turistici che si sono ritrovati a Montesilvano per l'appuntamento con l'Abruzzo Open Day Lab, il laboratorio di idee messo in campo dal Dipartimento Turismo della Regione Abruzzo, nel quale condividere strategie e iniziative per il prossimo Open Day fissato per l'estate. La manifestazione invernale, svoltasi alla fine dello scorso mese di ottobre, è stato un numero zero in cui testare le potenzialità dell'attrattività turistica regionale. Nella versione estiva si punta a superare di slancio le 24
4.000 presenze e i 300 appuntamenti in cartellone nel 2016, come attraverso un coinvolgimento ancora più ampio delle DMC e delle PMC sparse sul territorio. Affidare alla cura diretta delle DMC l'organizzazione degli eventi sul territorio. Ancora di più si sporcano le mani i protagonisti della sussidiarietà territoriale, coloro che vivono in territorio più di noi e che conoscono le eccellenze, le peculiarità, ma anche le emergenze dei territori stessi. Certo restano le tante difficoltà lasciate sul campo da un inizio di 2017 nerissimo. L'ottimismo però non sembra fiaccato dalla conta dei danni, ancora tutta da stilare. Bisogna, perlomeno nella parte nostra, che è la zona del Gran Sasso Teramano, ancora la conta c'è da fare, perché sono tante località che stanno ancora sommerse dalla neve. Il servizio elettrico sta andando a sbalzi, quindi ancora non si è fatta una conta esatta dei danni, però tutti stiamo già al lavoro. E ora andiamo a Pescara, si continua a parlare dell'ex Filanda Giammaria, soprattutto sul suo destino alla luce della richiesta della ricollocazione dell'area. Vediamo. Si parla della Filanda Giammaria. Edvige Ricci, questa mattina c'è stato questo incontro in comune e state prendendo delle iniziative. Qual è il senso di quello che è accaduto questa mattina? Tantissime, faccio vedere appena l'elenco, tanto per far vedere l'elenco lunghissimo delle associazioni storiche di protezione dell'ambiente, di protezione dei valori storici, oltre che associazioni di donne, tantissime, che stanno lavorando da anni con una promessa della Regione di poter recuperare l'area dell'ex Filanda Giammaria per un luogo verde. Verde, lo voglio dire perché la polemica di questi giorni sta andando sul verde. Verde per la città, nel cuore della città, in cui ci si metta, visto l'abbattimento, un padiglione come centro di documentazione del lavoro femminile di questa città. E in più, la riqualificazione del casino di caccia, palazzo sottocentesco, nei beni monumentali dichiarati da proteggere di Pescara, per i quali non ci sono i soldi, e che noi vorremmo, ma questo lo discutiamo con la città, metterci la casa delle donne. Un posto di memoria, perché la città non perda completamente l'inizio del suo, la memoria del suo sviluppo. Abbiamo chiesto al comune di costruire dove è consentibile costruire, noi il verde comunque lo vogliamo riportare anche nel cuore delle colline devastate pescaresi, in nome della storia, del lavoro delle donne di Pescara. Ed ora apriamo la pagina dello sport con le designazioni arbitrali per il match Pescara-Lazio. Sarà il signor Giacomelli di Trieste a dirigere la gara di domenica. Gli assistenti saranno Mondini e Vivendi, il quarto uomo Tolfo. I due addizionali saranno Gersini e Maresca. E allora il resoconto del match di ieri del Pescara ha visto l'ennesima sconfitta, un KO allo scadere della gara, ben giocata nel primo tempo, ma la retrocessione è sempre più vicina. Vediamo. Ai titoli di coda la Fiorentina batte per 2-1 il Pescara, conquistando 3 punti d'oro per continuare a sperare nell'Europa. Vittoria meritata per i viola, che però hanno impiegato un tempo per capire come far male al Pescara, protagonista a sua volta di una buona prima parte di gara. Per i biancazzurri la sconfitta vale probabilmente la retrocessione anticipata, con un ultimo posto che non lascia davvero sperare neanche in un miracolo. All'Adriatico atmosfera tesa, con tifosi di casa in subbuglio e in polemica contro società, squadre e tecnico. In campo abruzzesi rimaneggiati e con il solito 4-3-2-1, con Caprari in campo dopo le polemiche delle ultime ore. La Fiorentina senza 7 titolari propone il 3-4-2-1 con Babacar unica punta di ruolo. Padrone di casa in campo anche con la maglia biancorossa per onorare i 40 anni del gemellaggio storico con il Vicenza. Si parte agli ordini di Russo Di Nola di fronte a 12.000 spettatori. La cronaca al decimo, conclusione a girare di Teio che termina fuori di un nulla. I biancazzurri sembrano discretamente in palla e così
sia al 15° e Biraghi a manipolarsi sulla sinistra e a crossare sulla tre quarti per Caprari, che si presenta tutto solo davanti a Spittiello infilandolo di petto per l'1-0, gol che sembra regolare nonostante le proteste ospiti. Sulle ali dell'entusiasmo il Pescara preme, così al 18° c'è un contatto in area fra Memusciai e Tomovic con Russo Di Nola che indica solo la bandierina dell'angolo, azione da rivedere. Dalla parte opposta Ilicic a salire in cattedra fra il 39° e il 40° con la prima conclusione deviata in angolo da un difensore biancazzurro e la seconda parata in due tempi da Bizzarri. Nella ripresa Paolo Sosa getta subito nella mischia Chiesa al posto di Tomovic ed è proprio Chiesa al quarto a sfiorare la traversa con un tiro violento. Gli ospiti spingono e al nono Ilicic su punizione da 25 metri a colpire in pieno i legni della porta di Bizzarri prima della ribattuta in rete di Babacar che però gioco. Mentre in campo Russo Di Nola estrae cartellini gialli a ripetizione, la Viola con un assetto ancora più offensivo attacca senza soluzione di continuità. Il Pescara schiacciato dietro rischia ma resiste facendo quasi le barricate e così al 23° arriva il pareggio di Teio che con un gioiello dei 30 metri pesca il jolly per l'1-1. La squadra ospite ci crede, tocca a Ilicic mancare il 2-1 prima al 37° in una sorta di rigore in movimento e poi al 39° con un tiro che sfiora l'incrocio. Nel finale altre emozioni con la sassata di Castano al 47° che vede salvarsi Sportiello distinto prima del gol vittoria ancora di Teio che in maniera un po' fortunosa supera ancora Bizzarri per il 2-1 finale. Contestazione della tifoseria al termine del match di ieri sera e allora a rispondere agli attacchi e soprattutto alle proteste c'era il centrocampista Benalì. Ci fa molto male, ci brucia perché penso che la squadra abbia fatto una buona partita, soprattutto nel primo tempo. Ci siamo calati un po' nel secondo e la Fiorentina ci ha fatto pagare. Come si può commentare questa sconfitta comunque che ha visto un Pescara in vantaggio per oltre un'ora? Avete tenuto bene il campo, poi però nel finale avete accusato anche forse un po' di stanchezza. Sicuramente, abbiamo giocato domenica, no, sabato a Milano, poi penso che l'ultima mezz'ora ci siamo calati un po', come ho detto alla fine ci ha fatto pagare, abbiamo preparato la partita in un modo diverso, a sfruttare i contropiedi di Payback, penso che la squadra abbia fatto un buonissimo primo tempo. Purtroppo siamo calati e non porteremo a casa punti. Dici giustamente che bisogna andare avanti, molti alla vigilia avevano detto che questa probabilmente era l'ultimissima chiamata per il Pescara, questa sconfitta secondo te è una sconfitta che chiude o quasi i giochi salvezza oppure bisogna ancora sperare? No, noi ci crederemo fino alla fine, poi alla fine i giornalisti, la gente, quello che dite voi, ci interessa poco. Noi ci crederemo fino alla fine, bisogna andare avanti credendo in quello che fa, perché siamo professionisti, siamo pagati per questo, quindi bisogna andare avanti e lottare per questa maglia e basta. Che ambiente avete trovato questa sera per quanto riguarda il pubblico? C'era stato anche questo comunicato abbastanza duro dei tifosi poche ore fa. Vi aspettavate questo pubblico, questo atteggiamento da parte dei tifosi? E non so se avete saputo di questo comunicato che è abbastanza polemico nei confronti della squadra, del tecnico e della società. Non lo so, io stavo pensando a giocare, appena entro in campo non sento più niente, quindi io di quello che dicono fuori non ho sentito niente, quindi magari mi informo ora, sicuramente è una parte importante del Pescara Calcio, i tifosi, però se hanno deciso di far quello, faranno quello. Contestazione dei tifosi anche per il patron del Teramo, Luciano Campitelli, che questa mattina davanti alla sua abitazione ha trovato uno striscione. Vediamo. Presidente, questa mattina c'è stato un risveglio un po' particolare con uno striscione davanti casa da parte dei tifosi. Può capitare, per quello che ho letto è anche giusto che loro l'hanno scritto, perché purtroppo quando i risultati non sono brillanti, tutto quello che poi gira intorno è così, perché il tifoso fa il tifoso ed è giusto che lo faccia. Io devo fare il presidente e queste cose mi devono caricare anziché scoraggiare.
sono cose che possono succedere. L'unica cosa che mi dispiace è che poi le famiglie, come ben sappiamo, sono dispiaciute, perché credo che noi, con tutti gli errori che si possono fare, facciamo dei sacrifici sopraumani per poter portare avanti un progetto così importante come oggi la Serie C. Martedì sera, proprio in diretta a TV6, lei aveva dato un 9 al mercato del Teramo. Adesso, a mente fredda, è ancora dello stesso parere o ha cambiato idea? Per me vale sempre tanto, perché sappiamo quanti sacrifici abbiamo dovuto fare per togliere 12 giocatori e per poterne prendere poi un po' di meno, però altrettanti. Quindi sicuramente i tifosi giustamente si aspettavano, forse perché i tifosi sono contenti di quelli che abbiamo fatto, ma un pezzo più in avanti, ma io ci ho provato in tutti i modi, senza pensare al risparmio, ma bensì da tifoso, ma non ci sono riuscito, perché più di quello che abbiamo preso davanti non è stato possibile. Come mai oggi al campo, Presidente, per caricare la squadra in vista di domenica, per parlare con i ragazzi? Ma io ho detto a tutti i ragazzi a Zauli che sarò il primo a difenderli sempre, il primo a dovergli dire quello che penso, sia a tutto lo staff che a loro all'interno dello spogliatoio, e che dobbiamo crearci tra di noi un gruppo molto solido, che nei momenti che ci saranno, e saranno sicuramente, spero belli, ma anche nei momenti meno belli, noi dobbiamo essere vicini, uniti, perché adesso noi dobbiamo fare la differenza, e il primo a farla devo essere io, che devo sicuramente stare vicino a loro nel bene e nel male. E ora la Serie D, il ritorno alla vittoria ieri per l'Avezzano nel recupero della prima giornata di campionato. Soddisfatto il presidente biancoverde Gianni Paris, che guarda già all'immediato futuro. Domenica i marsicani andranno in Sardegna a far visita alla Muravera. Jacopo Forcella. Presidente Paris, una vittoria che avvicina un po' a piccoli passi questa squadra dalla soglia di quei 35 punti che lei aveva detto essere l'obiettivo del girone di ritorno. Oggi non era facile, però 3 punti e soprattutto il sorpasso proprio agli avversari di oggi. Beh sì, essere ritornati all'ottavo posto da soli in classifica, 5 punti dai playoff, per me significa tanto soprattutto perché è stata costruita una squadra insieme a De Angelis per fare meglio della stagione scorsa, quindi ci stiamo riuscendo. Ovviamente mi auguro che in Sardegna contro il Muravera saremo in grado di riscattare quella brutta parentesi di fine estate che c'è stata appunto all'andata. Questa squadra può fare grandi cose, ma soprattutto se è in testa un concetto, la caparbietà aggiunta alla fame. Solo così si possono vincere oggi le partite nel calcio. Anche perché c'è un po' da sfatare questo mito della Sardegna, che nel girone di andata l'Avezzano non è che abbia portato così bene. Solo in casa, in fuori casa abbiamo sempre retto botta, fatta eccezione di Nuoro, e quindi mi auguro che si riesca a giocare quel calcio che vuole Tortora, aggressivo, cattivo, determinato. Solo così oggi veramente si vincono le partite. Sono stracontento di questi 3 punti che valgono doppio, perché contro una diretta avversaria nella lotta ad un certo tipo di posizione in classifica. Io non ho mai pensato in questo girone e in questo campionato ai play-out, quindi per me conta fare il massimo. Sono convinto che la squadra può raggiungere quella quota di punti finali, e tutto dipenderà anche dalle prossime 2 partite, Muravera e poi l'altro turno in casa. A febbraio possiamo costruire tutto e quindi già chiudere il discorso della salvezza matematica, quei 40 punti sostanzialmente, ma quello che mi aspetto dalla squadra adesso è ancora una sterzata di ottimismo, di continuità, e sempre senza dimenticare la fame. Se si gioca per la maglia si vincono le partite, se si pensa insomma di fare una trasferta così per andare in Sardegna, assolutamente no. È tutto per questa edizione, il prossimo appuntamento con l'informazione arriva nell'edizione delle 23. Grazie per essere stati con noi.